Sono sempre stata attratta dal mondo dell'arte. Nel corso dei miei studi scientifici e del mio lavoro, parallelamente ad essi, ho studiato e praticato varie tecniche, ad iniziare dalla ceramica fino alla decorazione murale, al mosaico, alla doratura. Cercando di esplorare tecniche diverse, con curiosità e alla ricerca inconsapevole di qualcosa di speciale. Poi, come spesso succede nella vita, il caso mi ha fatto incontrare un maestro d'affresco che stava organizzando un corso presso il suo studio. Non sapevo nulla di questa tecnica, ma l'idea mi ha subito attratta. Sono stati 5 anni molto intensi, bellissimi, e ho imparato tanto da zero. Tanti piccoli e grandi progetti realizzati sotto la sua guida. Averlo sentito parlare della tecnica, averlo visto dipingere, è per me indimenticabile. L'atmosfera che si respirava nel suo studio era proprio quella di una bottega d'altri tempi, un maestro con la M maiuscola, pittore, artista e un po' alchimista, che mi ha trasmesso la passione e l'amore per la pittura a fresco. Questo interesse per le tecniche artistiche è nato a scuola, dalle lezioni di due grandi insegnanti, che ancora ricordo e ringrazio per il loro insegnamento. Ho creato, decorato, recuperato tanti oggetti antichi e moderni, con le tecniche che ho appreso nel corso degli anni. E la mia casa è piena di mobili, affreschi e oggetti, e la mia vita è dentro ognuno di essi. Ogni affresco è frutto di un lavoro complesso, il cui risultato non è mai scontato né prevedibile, ma alla fine, quando vedi che è venuto bene, è quasi come un figlio che guardi con orgoglio e quasi non osi credere che l'abbia fatto tu. Spesso mi siedo ad osservare i miei affreschi e ricordo ogni singola pennellata, ogni problema incontrato e risolto, alla ricerca di qualche difetto. È successo a volte che anche dopo molto tempo abbia distrutto il lavoro di una giornata e poi l'abbia rifatto, perché l'occhio mi cadeva sempre sullo stesso punto, dove una pennellata tardiva aveva lasciato il segno, oppure il risultato non mi soddisfaceva. Proprio perché è una tecnica tanto complessa che richiede tanto lavoro, non bisogna mai accontentarsi di un risultato mediocre, ma avere il coraggio di distruggere la giornata venuta male e di ripetere il lavoro. Ho iniziato a realizzare affreschi una decina di anni fa ed è stata subito una grande passione. I motivi per i quali è una tecnica così affascinante sono molteplici. È il sistema pittorico che ha resistito più a lungo nei secoli. L'affresco è stato impiegato in ogni epoca. A partire, le prime testimonianze risalgono intorno al V secolo a.C., per continuare poi nell'antichità romana, nel Medioevo, fino al XVIII secolo, nelle chiese e nelle ville italiane. È quindi frutto di una tradizione secolare, che è un patrimonio esclusivamente italiano, della storia dell'arte italiana. La tecnica dell'affresco richiede una somma di competenze per arrivare ad un buon risultato finale, del quale la fase pittorica vera e propria è soltanto una parte. Tutte le fasi contribuiscono più o meno allo stesso modo ad avere un buon risultato finale e rendono l'opera eccellente ed eterna. È la tecnica più impegnativa fra le tecniche artistiche. I materiali sono semplicissimi e naturali, per questo motivo sono rimasti immutati nei secoli. Ma l'esecuzione esige una prontezza che deve tradursi in quel modo di fare sicuro e risoluto di cui parlava il Vasari. Michelangelo la definì la pittura degli uomini, perché impegna al massimo le capacità e le risorse dell'esecutore. Cennino Cennini, che scrisse nel 1400 un trattato sulla pittura, il libro dell'arte, la definì il più dolce e vago lavorar che sia. Gli affreschi sono eternamente attuali perché raccontano una storia sacra o mitologica, una leggenda, una favola. Sono dei libri murali di immagini, leggibili da tutti, dall'uomo del Medioevo e dall'uomo contemporaneo. Sono proprio queste caratteristiche peculiari dell'arte dell'affresco che mi affascinano.
Le competenze tecniche che bisogna avere sull'uso di tutti i materiali, dai materiali per gli intonaci fino ai colori, lo studio continuo delle variazioni che sono state apportate alla tecnica nel corso dei secoli e la riscoperta lavorando di tutti quegli accorgimenti non scritti di bottega che sono andati persi proprio perché tramandati oralmente da maestro d'apprendista. Sono laureata in chimica e ritrovo in questa tecnica il rigore del metodo, l'attenta pianificazione, la sperimentazione nell'uso e nella preparazione dei colori e delle malte. Questa tecnica permette la fissazione dei colori alla superficie muraria non in modo adesivo tramite un legante, un collante, ma proprio attraverso una reazione chimica che allo stesso modo della procedura naturale che avviene in natura per la formazione dei marmi colorati permette la fissazione dei colori in modo da realizzare un'opera che sfida il tempo. Studiare gli affreschi antichi, il periodo storico, l'autore e le sue opere, andare a vederli dal vero e realizzare i particolari che più mi colpiscono ed emozionano, ripercorrendo tutte le fasi di questa antica tecnica, è la mia grande passione. Gli affreschi dei grandi maestri della storia dell'arte italiana si ammirano sempre da lontano, sulle volte di un soffitto, sulle pareti di una chiesa o di una sala capitolare. E molto di rado è possibile accedere in visita guidata ai ponteggi di un progetto di restauro. Gli storici dell'arte ci spiegano analiticamente l'opera, le forme, lo stile, le allegorie, i simbolismi, la inquadrano nel periodo storico, ci parlano dell'autore anche, ma vedere da vicino questa tecnica essenziale e rapida è un'esperienza unica, permette di vedere le linee di guida incise, i puntini degli spolveri, i segni delle giornate, dei ponteggi ed è veramente un'esperienza interessante. Finora ho scelto di realizzare i miei affreschi su dei supporti mobili, sono dei pannelli isolanti usati in edilizia, per motivi pratici, perché su di essi realizzo l'intonaco di base detto a riccio e poi l'intonachino sul quale andrò a dipingere, ma in questo modo posso portarli ovunque, trasportarli ovunque e renderli disponibili alla visione ravvicinata. La concentrazione è tale che ogni altra cosa passa in secondo piano. Su tutto domina l'ansia di far presto e bene entro i tempi di asciugatura dell'intonaco. Ho ancora tanto da imparare e tanti maestri che vorrei incontrare. Il piacere di approfondire la conoscenza della tecnica e i suoi cambiamenti nel corso dei secoli attraverso le opere dei grandi maestri mi ha portato a sedere di nuovo sui banchi dell'università per approfondire lo studio della storia dell'arte italiana. La ricerca di quanti come me amano questa tecnica per creare una grande comunità di frescanti al fine di condividere conoscenze ed esperienze è uno degli obiettivi che mi pongo. Ho incontrato in questi anni altri frescanti. E una cosa ci accomuna tutti, oltre alla passione per questa nobile arte, la volontà di far rivivere questo linguaggio pittorico che nei secoli ha reso l'Italia unica al mondo. Quindi praticandola, aiutandone la divulgazione attraverso corsi e laboratori. Abbiamo il dovere di tramandare questa tradizione secolare, che è un'espressione artistica, storica e culturale della storia italiana. Avere una passione nella vita è una cosa molto importante, stimolare e recuperare una nostra dimensione creativa, al di fuori dei nostri lavori che sono sempre di più sedentari, tecnologici, ripetitivi. È un fatto molto importante che dobbiamo cercare di portare avanti il più possibile, avere anche un obiettivo. Quindi riscoprire questa tecnica antica, cercare di tramandarla,
reinterpretarla con soggetti moderni, l'uso di questi antichi materiali e di questa tecnica è una tecnica, abbiamo visto nella descrizione, molto naturale, con mezzi molto semplici. E quindi mi auguro che sempre più persone la riscoprano e che possano praticarla. Magari sarebbe bello tornare ad affrescare i nostri paesi, sia all'esterno delle case che all'interno. È una tecnica, appunto, abbiamo detto, eterna, e quindi consentirebbe di recuperare una dimensione che c'era una volta, in cui le storie venivano raccontate sui muri.